luogo di singolare splendore, capace di intrappolare il visitatore in suggestioni multiformi in virtù della storia, degli elementi botanici e della spiritualità che animano ogni elemento di questo posto. Sono le Ville Pontificie, un territorio di oltre 50 ettari collocato sulle pendici del lago di Castel Gandolfo, sui castelli romani, e che da oltre 400 anni sono state periodicamente dimora estiva dei sommi pontefici, che le hanno scelte per allontanarsi dal caldo e dal caos che animavano l'urbe. Ancor prima sede dell'Albanum Domiziani, la più importante residenza rurale dell'imperatore romano Domiziano, il luogo conserva ancora oggi le vestigia di questo antichissimo passato, che affiora nella sua maestosità nei giardini sapientemente curati del parco che circonda l'edificio principale, Palazzo Barberini. I giardini di Villa Barberini sono sull'area della villa di Domiziano. Domiziano è regnato tra l'81 e il 96 dopo Cristo ed era una villa fastosa da un punto di vista dell'impero romano, perché Domiziano ci stava anche 6 mesi all'anno qui a Castel Gandolfo, ancor più dei papi, e quindi c'era tutta un'attività. Poi fino al 300 ha resistito e poi è andata in decadenza. Quindi comunque ci sono parecchie vestigia di questo periodo. Certo, abbiamo il Cripto Portico, abbiamo il Teatro di Domiziano, abbiamo i resti della villa, abbiamo parecchie strutture archeologiche che esprimono un valore intrinseco al giardino. Sostanzialmente c'è una buona integrazione tra il parco archeologico e il parco botanico. Un luogo di bellezza regale e che da marzo dello scorso anno, per volere di Papa Francesco, è stato aperto al pubblico. È necessaria la prenotazione, che si può effettuare attraverso il sito dei Musei Vaticani. Il costo della visita, 26 euro per un itinerario di circa un'ora e mezzo con a fianco la guida, appare tutto sommato accettabile per fruire di un'emozione che mozza letteralmente il fiato. In questo angolo di paradiso c'è spazio anche per i prodotti della terra e per un piccolo allevamento. La parte agricola è una fattoria tradizionale, la Volle Pio XI, quando nel 1929 con i patti lateranensi furono assegnate le proprietà di Palazzo Apostolico, di Villa Cibo, di Villa Barberini alla città del Vaticano, quindi divennero la residenza ufficiale e ufficializzata anche da parte dello Stato italiano della residenza estiva del Santo Padre. Pio XI allora volle una fattoria, acquistò anche degli orti verso Albano, quindi Villa Barberini fu un attimino, diciamo così, ampliata per far spazio a questa fattoria, perché in quell'epoca c'era, non possiamo dimenticare, 1929-1930, l'autarchia, eccetera, e quindi anche le ville pontificie dovevano avere la fattoria di sostentamento, tra virgolette, della città dello Stato. L'idea dell'ampiezza della tenuta ce l'ha offerta proprio il direttore, accompagnandoci in macchina per i viali della villa, raccontandocene storia, curiosità e dettagli. Eccoci qua, adesso siamo qui a Villa Barberini, partiamo per fare un giro nei giardini papali. Questa è Villa Barberini. La villa ha un'estensione di circa 55 ettari. E quindi ha una certa dimensione, ci sono più di 20 km di strade all'interno delle ville e il tutto ci sono sia i giardini classici, i giardini cosiddetti all'italiana, storici, che il resto, che secondo noi è un giardino agreste, la parte, diciamo così, a boschi oppure a prati non utilizzati per l'agricoltura, oppure direttamente i prati utilizzati per il foraggio delle bestie che abbiamo alla fattoria. La fattoria abbiamo circa un'ottantina di capi, di mucche, di cui circa 32 fanno il latte, per una produzione media giornaliera di circa 900 litri al giorno. Di questa produzione viene fatta la lavorazione per latte fresco e latte intero e latte parzialmente scremato, che viene mandata ai clienti istituzionali, ma anche al nostro supermercato interno del Vaticano, che si chiama L'Annona.
Una parte di questi prodotti viene venduta qui in loco per i dipendenti, i parenti dei dipendenti e diciamo così le persone di Albano e di Castello che vogliono venire. Questa è la parte di Villa Civo, cioè la parte vicino al Palazzo Apostolico dove il Santo Padre quando viene nei giardini arriva qui in questo piazzale e poi può andare dove meglio crede nella villa. Le piante della villa sono quasi tutte di piante di natura mediterranea, abbiamo dei cedri, cipressi, mortella, buxus che sono diciamo così le siepi che vengono utilizzate ornamentali e come piante d'alto fusto abbiamo pini marittimi e il leccio che è un tipo di quercia. Abbiamo anche una scuola interna che è la scuola dell'infanzia del comune di Castel Gandolfo con circa 120 bambini. Ci sono le suore maestre pie che dal 1756 sono nella loro istituzione e seguono specificatamente le attività didattiche. Come potete vedere tutto il territorio è mantenuto, è tenuto, è curato. Queste sono diciamo nel viale delle Rose che è la strada bassa. Adesso stiamo facendo dei lavori di asfaltatura di alcuni pezzi di strada. Questo cosiddetto viale delle rose perché c'ha tutte le rose sui lati con questi frattoni sempre di leccio. Una particolarità del giardino all'italiana è l'arte topiaria, cioè dare una forma al territorio, alle piante e diciamo allo spazio per mantenerla nel tempo. Questa è stata l'idea partita nel 1929 con Pio XI. E sostanzialmente il giardino che oggi possiamo ammirare è ancora immutato rispetto all'impianto originario. Naturalmente la villa è piena di resti romani, di reperti archeologici. Queste sono due colonne con l'architrave. Il personale dedicato alla villa sono 55 persone che dipendono sia in parte dal reparto tecnico, palazzi, impianti idrici, impianti elettrici, impianti stradiali, quindi edifici, e sia la parte diciamo così agreste dove abbiamo tutti i potatori, giardinieri e fattori che seguono specificatamente la fattoria. Qui abbiamo il viale dei cipressi. Questo è il fontanone. Parte bassa, mentre questo viale dei pini che porta a Palazzo Apostolico. Questo per noi è il giardino, io lo chiamo il giardino degli ulivi perché è tenuto come un giardino ma è un uliveto, mentre qui abbiamo le manze. Prima di andare alla stalla per la produzione del latte quando sono giovani stanno qui tra i 5 e i 13-15 mesi perché poi dopo vengono diciamo così avviate la produzione e quindi vengono portate nella stalla. Queste sono piante secolari, chiaramente c'erano prima del 1929 e quindi sono uno spettacolo, ecco. Che produzione c'è? Di olive abbiamo circa 1500 piante, generalmente si fanno dai 1500 ai 2000 litri d'olio all'anno. Quest'anno purtroppo non ce n'è stato perché le condizioni avverse meteorologiche hanno impedito dapprima che si legassero i fiori e quindi per poi fare il frutto. E poi con queste piogge e sole tutto l'anno hanno sostanzialmente fatto proliferare la mosca che ha danneggiato tutta la produzione delle olive. Quindi quest'anno, ma è un po' un problema di tutta Italia. Ecco, qui entriamo nel giardino, vediamo il giardino del Belvedere. Il giardino del Belvedere c'è una parte d'ombra che è quella a destra e una parte di sole.
questa era l'entrata, quelle due colonne che vedete giù era l'entrata. Sotto ci sono la struttura che adibiva l'ingresso del teatro, qui abbiamo il teatro e quello è il muro che vediamo tutto laterale della villa di Domiziano. Quindi tutto questo giardino che vedete erano, diciamo così, il cuore della villa di Domiziano, gli ambienti che viveva. Questo è il teatro privato dell'imperatore Domiziano, teatro privato che conteneva circa un centinaio di persone e veniva sostanzialmente utilizzato dall'imperatore per sé, per la propria corte. Domiziano tra l'altro scriveva anche delle opere teatrali che andavano in scena qui. Nel 1970 sono stati fatti degli scavi e abbiamo recuperato sia delle lesene, delle colonne. E qui abbiamo i mosaici bianchi e neri tipici dell'epoca. Una scala e un camerino. Scala e camerino. È perfettamente semicircolare. E qui vediamo dei reperti. Ecco, immaginate, tutto lavorato a mano. Qui sopra abbiamo le tavolozze. Tavolozze di terracotta originarie, ce ne sono poche, che raffigurano sostanzialmente le rappresentazioni che poi venivano fatte nel teatro. Come potete vedere le teste sono mozzate perché era abitudine per i romani, quando cambiava l'imperatore, quando cambiava il patrizio, togliere la testa e mettere la testa del padrone successivo. Si può sempre vedere dei particolari molto belli, per esempio questo qui. Pensate che questa era una lesena che stava in alto, però c'è il nido degli uccellini, due uccellini in cui la mamma dà da mangiare al piccolino. Ecco, questo qui siamo di fronte a un altro reperto archeologico della villa di Domiziano, è il cripto portico. Cripto vuol dire in greco segreto, portico segreto. Perché tutte le ville, sia degli imperatori che dei patrizi, di una certa importanza, avevano queste passeggiate coperte dove l'imperatore poteva passeggiare senza essere visto e senza essere ascoltato. Il criptoportico era lungo 340 metri. Nell'anno circa verso il 300 d.C. una parte è crollata e ci sono rimasti questi 120 metri di passeggiate. L'imperatore Domiziano, che stava qui anche 6 mesi all'anno, doveva ricevere e riceveva quindi senatori, magistrati, e come era uso e costume di allora, l'imperatore doveva essere alto. Ecco perché abbiamo questa parte rialzata. È una particolarità che c'è solo in questo criptoportico. La nostra visita nei giardini delle ville pontificie si conclude. L'imponente storia, la sapienza dei giardinieri che curano il territorio con un amore che non stravolge la natura, fanno di questo luogo un posto in cui armonia e bellezza si coniugano, in grado di ristorare mente e spirito. Un'emozione adesso possibile per tutti e che è saggio non lasciarsi assolutamente sfuggire.